Buongiorno popolo rossonero, popolo del bandito, buon mercoledì 16 di agosto. Non ci saranno le prime pagine dei giornali perché festeggiano, hanno festeggiato il Ferragosto ieri, quindi non escono, quindi per noi non cambia nulla, perché tanto noi sulle prime pagine dei giornali non ci siamo, non ci siamo mai, quindi non ci cambia assolutamente niente. Parliamo del nostro Milan. Prima però, consentitemi di ringraziare, di fare un ringraziamento a Dario Secchi, nuovo abbonato, e di ringraziare quindi anche tutti gli altri: Alessandro, Fabrizio, Luca, Massimo, Ivano, Giovanni, Edo, Mediolanum, e penso di non aver dimenticato nessuno. Ricordo il badge fedeltà, le emoji personalizzate nei commenti, e oggi magari facciamo una live. Se qualcuno è a casa in ferie, magari degli abbonati, potrà entrare come ospite e così potremo fare quattro chiacchiere. Spero di riuscire a farla oggi. E poi magari più avanti metterò qualche avviso per l'orario perché ancora non ce l'ho presente. Grazie di nuovo. Mi raccomando, il like per me è molto utile, molto importante. L'iscrizione al canale e la campanella per le notifiche. Grazie a tutti. Milan, ci si muove. Ci si muove. Abbiamo parlato ieri di Pellegrino. Vi ho detto, per quel poco che ho visto, le caratteristiche sono di un difensore aggressivo, di un difensore bravissimo nell'uno contro uno, insomma un bel mastino della difesa. E mancino, può giocare anche eventualmente in fascia sinistra. Poi Di Marzio è uscito con il nome di Kourielakis del PAOK Salonicco, un 2003, 1,88. Molto interessante anche questo. Ma mi sono chiesto perché questi due profili e poi due profili così diversi, perché sono forti tutti e due, ma con caratteristiche estremamente diverse, cioè giocherebbero benissimo insieme questi due. Sarebbero una perfetta coppia difensiva, di centrali difensivi. E quindi ho fatto un attimo un ragionamento, vediamo se lo condividete anche voi. Ipotizzando l'uscita di Caldara, noi rimarremo con quattro contati: Kjaer, Kalulu, Tomori, Chao, di cui uno non si è ancora capito se sarà più utilizzato al centro o se sarà più utilizzato a destra, ma mettiamo che sarà utilizzato al centro. E l'altro, il nostro Simon Kjær, che direi che, anzi, direi che gli amichevoli hanno confermato le difficoltà dal punto di vista fisico che sta attraversando. Cioè, spiace per Simon, però è un lontano ricordo del Kjær, insomma, del Kjær quando è arrivato, possente, dominante. Proprio il leader della difesa sotto tutti gli aspetti. Questo è un Kjær decisamente lontano da quella condizione. In più è un Kjær che vorrebbe giocare titolare, perché poi è difficile riuscire a essere razionali e a capire che non si è più quelli di una volta. E già l'anno scorso, in un paio di occasioni, c'è stata qualche frizione con Mister Pioli per questa questione. Ora, io non pretendo e non dico che dobbiamo essere fortunati come l'Atalanta che riesce a vendere Demiral a 20 milioni in Arabia. Demiral a 20 milioni in Arabia. O ancora di più Ibáñez. Se non sbaglio 25, credo, 25 addirittura. Ibáñez, ragazzi. Cioè, qui siamo alla circonvenzione di incapaci, veramente. Eh? Cioè, almeno su questi due nomi, passatemela, ma siamo alla circonvenzione di incapaci. Però hanno portato soldi freschi nelle casse dell'Atalanta e della Roma. Noi non ci siamo riusciti con Origi perché probabilmente, cioè io adesso dico, se danno 25 milioni per Ibáñez, a parte che se ne danno 25 per Ibáñez, dovrebbero dare almeno
visto che è un attaccante, almeno 35 per Origi, visto che è un attaccante, non dico che è la sua valutazione, ma se 25 è la valutazione di Ibáñez, 35 dovrebbe essere la valutazione di Origi, che non è affatto vecchio. Ma mi accontenterei di 15. Faremmo i salti di gioia per 15 milioni. Possibile che non sia mai arrivata un'offerta da questi palesemente incapaci se offrono questi soldi all'ammiraglio Ibáñez? È possibile che Origi, cioè, non l'abbia neanche mai presa in considerazione? Cioè, veramente è incredibile questa cosa qua. E allora io non dico che Kier dobbiamo aspettare che arrivi un'offerta dall'Arabia per magari dargli la possibilità di giocare, di fare un bel gruzzolo da mettere da parte. E quindi noi magari andare su due difensori. Questo è il pensiero che ho fatto, anche perché le caratteristiche sono molto diverse. Quindi diciamo che Pellegrino sarebbe, diciamo, il difensore centrale alternativo a Tomori, aggressivo, molto determinato. Insomma, un bel mastino della difesa, mentre Kjaer sarebbe il Kjaer giovane, cioè ricordo che è un 2003 questo qua, ma questo è molto forte, è già in nazionale greca questo qua, eh. E poi insomma, si capisce subito, basta vedere chi ha visto qualche partita del PAOK nelle coppe, già è rimasto impressionato, poi insomma, vedere veramente i movimenti, la pulizia tecnica, sarebbe quel difensore anche che ti consente l'uscita palla pulita, cosa che purtroppo Kjær non ci consente più e neanche Thiago ha nelle sue corde proprio in questo momento, e poi magari crescendo, comunque sarebbe la perfetta alternativa di Kjær, cioè scusate, sostituirebbe Kjær e sarebbe la perfetta alternativa o potenzialmente farne il titolare e rendere lui l'alternativa di Thiago. Cioè se la giocherebbero i due, Ciao e Kulirakis, mentre dall'altra parte Tomori, Pellegrino e Kalulu si potrebbero giocare l'altro posto della difesa e noi avremmo una batteria di 5 difensori del calibro di Ciao, Tomori, Kalulu, Kulirakis e Pellegrino. Tutti giovani e ragazzi, sarebbe spettacolare. Tutti giovani, ve lo ripeto, Kurilakis 2003, Pellegrino 2021, Tomori è ancora giovane, Kalulu è giovanissimo, Ciao è giovanissimo. Sarebbe una difesa che veramente mi renderebbe orgoglioso del nostro Milan. Senza contare che Pellegrino tu lo potresti spendere anche a sinistra e quindi potresti magari evitare di spendere i soldi per il terzino sinistro, promuovere Bartezaghi, che a me è piaciuto moltissimo in queste partite, e giocartela con Pellegrino e Bartezaghi lì sulla sinistra. Sarebbe una soluzione. Insomma, se questa fosse l'idea, quindi uscita di Kjær e entrata di Kuriela, e Kjær è ovviamente Caldara, e entrata di Kurielakis e Pellegrino, io dico che sarebbe veramente una soluzione per la difesa che mi gaserebbe tantissimo. Poi penso che ci sarà anche il ragionamento sul centrocampo e sull'attacco, ma lo faremo magari nel pomeriggio. Per il momento mi interessava capire con voi se potrebbe il fatto che siano usciti in contemporanea questi due nomi, che vi dico la verità, mi piacciono entrambi. Potrebbe essere legata al fatto dell'uscita magari di Simon Kjær e quindi di una batteria di 5 difensori giovani e forti che veramente mi farebbe veramente felice. Ditemi cosa ne pensate nei commenti e ci aggiorniamo oggi pomeriggio perché ci saranno sicuramente altre novità e altre evoluzioni. Forza Milan sempre dal vostro bandito. Vi ricordo il like e l'iscrizione. Ciao ragazzi!